Vincere è l'imperativo di Penna e Casalbordino, che devono immediatamente sterzare, vista la situazione di classifica, che si è fatta piuttosto inquietante. Il Penne prova a farlo con il ritorno in panchina di Fabio Iodice, dopo la risoluzione con Gabriele Aielli. Il Casalbordino invece si rafforza sul mercato mettendo a segno alla vigilia del match due colpi, il portiere Gennaro Cuomo dal Messina e l'esterno Nino Traino dal Bacigalupo Vastomarina. Il match parte fortissimo, c'è Lucci dopo due minuti sfiora il vantaggio, si libera benissimo in area ma Cuomo è attento. Un minuto dopo scambio Fulvi Cutilli che porta Cacciatore al tiro dal limite, ma il pallone si alza. Nonostante l'ottimo inizio del Penne, il Casalbordino passa in vantaggio, al quinto con De Santis, che sfrutta un cross dalla destra di Traino e in diagonale batte D'Amico. Il destino del Penne però non è segnato. Fulvi all'ottavo approfitta di un grave errore in fase di impostazione della retroguardia casalese e solo contro Cuomo non sbaglia. Ma il pari non soddisfa le due formazioni. Cacciatore sfrutta un errore difensivo, supera Cuomo, appoggia Cutilli che non fa 2-1. Ancora Cacciatore, serve Cellucci, ma Cuomo è prodigioso. Come nella fase iniziale del primo tempo, alle due occasioni del Penne corrisponde la rete giallorossa. Mischia in area, Budano deposita in rete con le proteste dei padroni di casa che chiedono un fuorigioco. Ventinovesimo minuto, punizione di Cacciatore, Cuomo respinge senza problemi. La squadra di Mister Iodice spinge, sempre Cacciatore, serve Fulvi, Cuomo si distende e dice di no. Sul corner successivo Rossi arriva in corsa da dietro e spedisce alto da buona posizione. Si va a riposo sull'1-2. Con le riprese di mano il centurame passiamo al secondo tempo. Al terzo Moschini prova da casa sua, D'Amico blocca. Al sedicesimo arriva il pareggio del Penne con Cutilli, che servito da Silvestri calcia potente sotto la traversa. Nulla può stavolta Cuomo. Il Penne prende coraggio, miracolo di Cuomo su Cellucci. Dall'altra parte Budano prova il gol dell'anno in rovesciata, ma la palla sorvola la traversa. Al 22esimo la ribalta la squadra di Iodice con Cacciatore che si gira in area e batte Cuomo. Al 28esimo viene annullato il terzo vantaggio del Casalbordino per un fuorigioco. Al 34esimo gli ospiti protestano per un atterramento su Moschini. Per il signor Antonio Pio Pascuccio di Ariano Irpino non c'è nulla. Succede di tutto al 41esimo. Serti serve in velocità di Fazio, che si fa ipnotizzare da Cuomo. Da dietro arriva Rossi, a botta sicura, ma è provvidenziale un difensore ospite a salvare tutto. Il tiro di Silvestri non è sufficientemente preciso. Forcing del Casalbordino nel finale, ma finisce così. Inizia bene lo Iodice bis, con tre punti importantissimi per morale e classifica. Sprofonda invece il Casalbordino, complici anche le tante assenze. Inizia benissimo lo Iodice bis, una vittoria tutto sommato meritata. Beh, penso proprio di sì. Credo che abbiamo creato tipo 10-12 palle gol, ma nette, no, giusto per dire, quindi... chiaramente sicuramente è una beffa se questa partita non si vinceva, quindi chiaramente poi abbiamo sofferto alla fine perché ci sta, perché la squadra sta in paura, quindi dobbiamo riprendere un po' di autostima e sicuramente possiamo dire la nostra fine alla fine. Presidente, nonostante le tante assenze, due volte in vantaggio si poteva gestire meglio questa partita? Forse sì e forse no, perché alla fine della messa forse il risultato del primo tempo è stato bugiardo, perché noi abbiamo capitalizzato tanto le poche occasioni che ci sono capitate, siamo stati bravi a farle nostre, mentre invece il Penne è stato meno cinico e soprattutto il nostro portiere ha fatto dei grandissimi interventi nel primo tempo. Paradossalmente il Casalbordino mi è piaciuto di più nella ripresa, perché nonostante dovesse gestire il vantaggio
vantaggio non è indietreggiato, ha giocato, ha avuto diverse occasioni, ce ne sono state alcune clamorose, c'è stato anche un gol annullato per un presunto fuorigioco, sono sicuro che il guardialine fosse meglio posizionato di noi e quindi non penso abbia sbagliato, ci poteva essere un rigore fino all'ultimo, abbiamo avuto una bella azione. E quello di buono che voglio prendere da questa prestazione è che giocavamo praticamente con sui 20 della distinta 15 erano under, quindi hanno fatto benissimo in prospettiva e soprattutto il portiere Gennaro Cuomo ha dimostrato di essere di un'altra categoria.